siamo giunti a quel periodo dell'anno dove tutti quanti i creativi digitali si domandano se è il caso di investire nella nuova GoPro. Beh sì, siamo arrivati praticamente ad ottobre, il 15 ottobre sarà lanciata sul mercato la nuova GoPro Hero 8, GoPro che è già stata presentata tra le altre cose, e non avendola ancora provata, quello che mi risulta un pochino difficile poterla giudicare in toto, quindi voglio parlarne con voi e giudicare se vale la pena o meno passare da una Hero 7 a una Hero 8 leggendo la scheda tecnica. Io possiedo una GoPro Hero 7 che per me è uno dei salti migliori fatti da GoPro. Mi spiego. Io prima ero possessore della Hero 5. Con la Hero 7 sono passato ad avere un 4K 60 fotogrammi al secondo con una stabilizzazione davvero importante che croppa un pochino sul sensore, sull'immagine, ma comunque parliamo sempre di un wide angle, quindi andiamo a tagliare davvero ben poco. Tutto il resto, tutte le altre funzioni sono davvero fantastiche in questa camera, che io praticamente adoro. Nel periodo, in quest'anno è uscita la sua grande competitor, che è la Osmo Pocket, la DJI Osmo Pocket, che all'inizio ha preso un po' di mercato a GoPro, però poi c'è stato un tornare indietro sui propri passi un pochino di tutti. Tutti si erano innamorati del fatto che la Osmo Pocket avesse il display frontale, ma questo è un plus che non ha convinto appieno tutti quanti, perché sì, è vero che ci si può fare dei video in self mode, però è altresì vero che GoPro in generale, come anche l'Osmo Pocket, ha una camera in wide angle, quindi ha un angolo di visione molto più ampio. Osmo, che io ho provato, non possiedo perché ho scelto di tenere la Hero 7. Una fantastica macchina anche quella, paragonabilissima alla GoPro, quindi mettiamole sullo stesso piano. Ma ora è arrivata la Game Changer, ossia il nuovo modello, quello che dovrà competere con la Osmo Pocket. E qui GoPro ha fatto una scelta. Il lato intelligente è il fatto che adesso la GoPro è una camera, sì, funzionale a sé stante, ma è anche modulare. Ha aggiunto una serie di moduli che vedremo intorno a dicembre arrivare sul mercato, che sono praticamente le funzioni hardware che mancano alla GoPro di base, ossia uno schermo che si ribalta, un microfono più performante e la possibilità di aggiungere una slit con una luce LED esterna. Ora, queste tre cose che mancano, GoPro probabilmente ha ragionato sul fatto che il loro corpo macchina è funzionante e funzionabilissimo così com'è. Doverli aggiungere all'interno di questo corpo macchina avrebbe portato ad un costo superiore del corpo, quindi della camera in sé, ed una serie di funzioni che probabilmente non tutti avrebbero apprezzato. Quindi, per esempio, lo schermo che si ribalta, non tutti quanti hanno bisogno dello schermo che si ribalta per fare vlogging. Un microfono più performante, chi fa sport estremi se ne frega ben poco. O chi ha, per esempio, chi fa soltanto video di giorno, avere una luce esterna probabilmente non gli sarebbe interessato. Quindi li ha aggiunti come accessori esterni. Scelta intelligente da un lato, perché fa rimanere GoPro così com'è un action cam di tutto rispetto, ma che ha la possibilità di essere utilizzata anche in altri campi. Cosa che invece voleva essere un ibrido la DJI Osmo Pocket, ma probabilmente non ci è riuscita appieno. Aspettiamo il prossimo modello, probabilmente sarà molto più funzionale. Bene, andiamo a prendere la scheda tecnica di GoPro Hero 8 e andiamo a leggere insieme quelle che sono le variazioni. Preso il cellulare, prendiamo la scheda tecnica di GoPro Hero 8. C'è una cosa che mi fa impazzire della GoPro Hero 8, ma penso che sarà una delle prime cose che ne parliamo. Allora, prendiamo la scheda tecnica. Sappiamo che il costo della Hero 8 è di 430 euro al lancio, mentre 340, una cosa del genere, troviamo ancora la Hero 7 acquistabile dallo shop ufficiale, quindi rimane in lineup, cosa fondamentale. Allora, GoPro ci dice che abbiamo la possibilità di personalizzare l'hardware, ne abbiamo appena parlato, abbiamo praticamente questi tre accessori che verranno venduti separatamente. Uno è l'unità multimediale, multiopzione come l'hanno chiamato, che praticamente è uno slot, è una sorta di custodia dove si inserisce la GoPro all'interno, che porta un microfono esterno, cosa intelligente per chi fa vlogger. Modalità con touchscreen, dove abbiamo il monitor aggiuntivo che si flippa, quindi un monitor esterno in aggiunta al modulo del microfono, così possiamo guardarci mentre parliamo con un audio migliore. Per esempio, su questo modulo io non sono pienamente d'accordo, perché con un grandangolo come quello della GoPro non c'è bisogno di doversi guardare, perché inquadri tutto sempre.
Quindi non c'è bisogno di rifare la posizione. Se sappiamo che in quest'angolazione, questa distanza, noi ci inquadriamo, perché sostanzialmente, essendo un campo molto largo, largo inquadriamo tutto, non abbiamo necessità di uno schermo, però c'è chi lo vuole, quindi. E poi la mod per la luce, quindi questo LED piccolino che si aggiunge sulla camera. Probabilmente questa è la combinazione che prenderei io, microfono più LED esterno. Quindi abbiamo parlato di questa modularità della GoPro Hero 8 ed è fantastica. Questo è un punto assolutamente a favore rispetto alla Hero 7. Ci parla di obiettivi digitali. Sono state leggermente corrette quelle che sono le distorsioni, ma rimaniamo sempre lì. Le combinazioni che troviamo sulla Hero 7 sono le stesse che troveremo sulla Hero 8. HyperSmooth 2.0. Ecco, qui per esempio è da provare e testare. L'HyperSmooth è la stabilizzazione digitale che troviamo all'interno di GoPro Hero 7. L'HyperSmooth 2.0 è l'incredibile potenziamento dell'HyperSmooth. Ora, io ho provato l'HyperSmooth, lo utilizzo e per me è già insuperabile. E io non so come è possibile migliorarlo ancora ulteriormente, perché poi giustamente sul sito ci mostrano la differenza tra senza e con l'HyperSmooth. Non ci fanno vedere l'HyperSmooth 1.0 e quello 2.0, quindi ci fanno vedere soltanto la miglioria rispetto al nulla. Quindi qui io non andrei troppo a giudicare, perché questo è potentissimo già di base. Andiamo alla prossima cosa, Time Warp 2.0. L'effetto Time Warp è stato inserito nella GoPro Hero 7 e sarebbe in pratica un timelapse in movimento. Noi possiamo camminare e muoverci grazie alla stabilizzazione, e a questo effetto noi possiamo creare dei Time Warp bellissimi, che sono dei viaggi ultra veloci attraverso il percorso che noi compiamo. E particolarità che qua manca è che possiamo andare, mentre utilizziamo la GoPro, possiamo andare con l'app o con la GoPro a decidere con un sol tocco quando deve rallentare l'azione e quando deve ricominciare ad andare veloce. Questa è una modifica sostanziale, perché ci sono tante volte che noi facciamo dei viaggi attraverso ad esempio una fiera, vogliamo fermarci su uno stand, in quel punto noi rallentiamo l'azione, guardiamo lo stand e ricominciamo a correre. Arriva il Super Foto e HDR migliorato. Non posso giudicarlo finché non lo provo. Ho sentito, ho letto degli articoli dove venivano mostrati dei prima e dopo dell'effetto Super Foto, che è praticamente un effetto dove viene applicato l'HDR all'immagine in automatico direttamente sul JPEG, ed è molto molto funzionale, quindi estendendo ancora di più la gamma dinamica dell'immagine. In soldoni, fotografie più belle. Quanto più belle rispetto alla Hero 7? Non possiamo ancora dirlo con precisione, perché non ho ancora un dispositivo, una Hero 8 tra le mani, ma penso che già con una Hero 7 il risultato è assicurato. Una delle cose interessanti è Live Burst, ossia la camera cattura fotografie prima del pulsante di scatto per 1,5 secondi. Questo ci consente di non buttare un momento particolare o prezioso, perché noi sappiamo che la GoPro ha qualche ritardino quando premiamo il pulsante di scatto, ci mette quel tempo per arrivare ad eseguire realmente lo scatto, anche quando si fanno un insieme di scatti, quindi si fa un burst di scatti. In questo caso il Live Burst è interessante perché noi cliccando lui ha già salvato un secondo e mezzo prima di fotografie, e questa è una cosa intelligente. Una cosa importante che è stata aggiunta, che io vorrei tantissimo provare, sono le riprese temporizzate, ossia i timelapse, con il passaggio da giorno a notte in modalità fluida. Questo sarebbe fantastico. Ed infine, forse la cosa che più mi alletta paradossalmente, che è il corpo. Allora, la grandezza sarà praticamente identica, ma abbiamo una differenza: non possiamo più sganciare la lente frontale, che oggi si fa così, si tira e si gira, una cosa del genere serve. Ok, si sgancia la lente frontale per mettere dei filtri oppure per inserirla nel case subacqueo. Non sarà più possibile perché la lente davanti sarà integrata all'interno del corpo per non far entrare il polvere. Ed un'altra cosa intelligentissima è il fatto che non abbiamo più bisogno del cage esterno, il cage che ci permette, la gabbietta che ci permette di avere l'aggancio sotto per attaccare gli accessori, perché avremo le due levette in titanio, se non sbaglio sono in titanio, che hanno un flap praticamente che possiamo tirar fuori o mettere dentro all'occorrenza. Per me questo è importantissimo, perché io sono costretto, se voglio utilizzare degli accessori o se non voglio utilizzarli, a dover portare con me il cage.
che uso raramente, ma quelle poche volte che ho bisogno di attaccare un accessorio, devo scavare, tirar fuori il cage e agganciare l'accessorio e infilarlo all'interno del cage. Quindi questa diventa una novità assoluta. E possiamo anche buttarla in acqua, rimane l'impermeabilità a 10 metri. Ma è stato ridisegnato quello che è il cage subacqueo, perché adesso non abbiamo più la possibilità di poter smontare il filtrino davanti, far rimanere la lente a vista, e quindi dobbiamo per forza cambiare anche quel tipo di accessorio. Giungiamo alla conclusione, vale la pena cambiare una Hero 7 per una Hero 8? Se sei un creatore di contenuti che la utilizza tantissimo e utilizza solo quella camera, è bene averla aggiornata, perché porta le sue migliorie. Se sei un creatore di contenuti che come me la utilizza e non la utilizza, la utilizzo raramente, probabilmente la Hero 7 è ancora un'ottima camera, se non ottima, a prescindere. Se invece vuoi comprare una Hero 7 o una Hero 8, e se guardando questo video, qua ci sono 100 euro di differenza, e probabilmente con gli sconti dei negozi, quindi fuori dal market ufficiale GoPro e dai rivenditori ufficiali che hanno il prezzo ufficiale, troverai probabilmente molte ma molte offerte sulla Hero 7 Black, perché sono sono quelle che rimarranno a magazzino. Perché se scegliere quella o l'altra, è una questione di tasca in questo caso, perché reali motivazioni se scegliere uno o l'altra è soltanto una questione di budget. Entrambi sono ottime macchine, naturalmente la Hero 8 ha la possibilità della modularità, che è un plus per il futuro, ma sappiamo anche che la GoPro cambia modello ogni anno, quindi ci ritroveremo tra un anno a fare lo stesso identico discorso. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video, spero di avervi dato qualche delucidazione in più e spero di avervi aiutato a scegliere una o l'altra. Cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti oppure seguirmi su tutti gli altri social e andare a scrivermi lì nei messaggi privati. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.